Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». Pace e bene a tutti, carissimi amici. Lunedì scorso è ricominciato il tempo liturgico ordinario e la prima solennità che celebriamo è quella della Santissima Trinità. L'undicesima domenica del tempo ordinario quest'anno coincide proprio con la solennità della Santissima Trinità. La celebrazione di questo mistero è legata proprio alla professione della nostra fede nel Dio trino ed unico, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e alla comunione fra queste persone divine. Domenica scorsa abbiamo celebrato in modo particolare la terza persona della Trinità, il dono unico che porta i credenti alla verità tutta intera, lo Spirito Santo. E in questa domenica viene ancora sottolineato tale aspetto. Quando verrà Lui, dice Gesù nel Vangelo che ascolteremo, lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ma continua rivelando la stretta relazione esistente fra lo Spirito Santo, Lui e il Padre. Mi glorificherà lo Spirito Santo, perché prenderà quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quel che il Padre possiede è mio. Gesù, dunque, il Figlio unigenito di Dio Padre, che è Dio anche Lui, per mezzo dello Spirito Santo, apre anche a noi l'orizzonte di questa relazione unica di comunione. Gesù darà a noi ciò che è suo, ci renderà partecipi di ciò che è suo. Cosa ci darà allora se non la possibilità di entrare nel suo mistero d'amore? Cosa se non la possibilità di partecipare alla relazione d'amore, alla stessa comunione d'amore che circola nella Trinità Santa? Lo Spirito Santo vi annuncerà le cose future, e le cose future, il futuro dell'uomo, il suo destino, non è altro che la vita eterna in Dio, nel Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Il mistero trinitario, carissimi fratelli e sorelle, è un mistero insondabile, e al momento non siamo capaci di portarne il peso. Non siamo capaci se pensiamo di poterlo scrutare, penetrare solo con la nostra ragione. È la fede che ci apre al trascendente e ci permette di accogliere questo mistero imperscrutabile e di conoscerlo nella misura in cui ne siamo capaci per la nostra condizione umana. Adesso ci basti sapere che il nostro Dio è uno, ma tripersonale, tre persone che vivono una relazione profonda di amore infinito, tre persone che vivono l'uno per l'altro, l'uno dell'altro. Diamo allora sempre lode a Dio Padre Creatore, a Dio Figlio Salvatore, a Dio Spirito Santo Amore. Pace e bene e buona domenica a tutti.